Andiamo a impostare il nostro sistema particellare. Il nostro sistema particellare sarà un sistema basilare e andremo a utilizzare un pcloud rispetto ad altri. Per questa stessa procedura si può utilizzare il sistema P-Array, ma preferisco utilizzare il pcloud poiché esso ha già dei parametri che mi possono essere molto di aiuto e quindi aiutarmi a velocizzare sicuramente la fase di setup in questo momento. Quindi andiamo in prospettiva, P da tastiera per velocizzare. Dal Particle System, dal pan Command Panel Create Particle System, pCloud. Modificatore. E notiamo che noi possiamo già automaticamente andare ad assegnare una geometria. Se io vado a scegliere con Pick Object la mia geometria, vedo che in automatico l'icona varia con una scritta fill, quindi una scritta riempimento. Questo vuol dire che le particles saranno generate all'interno e andranno a riempire interamente la mia geometria. Difatti, se io passo in versione wireframe, noto che le particles mi vengono create all'interno del mio volume, della mia geometria stessa. E noto anche che se io mi sposto nel tempo, in questo caso ora non abbiamo nessuna modifica per un semplice fatto, che il pCloud di default non ha nessuna velocità. Difatti, se io vado ad aumentare la sua velocità, anzi, non aumento la sua velocità, ma aumento il tempo di emissione, quindi dell'emitter stop lo porto a 50, per esempio, noterò che esso andrà a riempire di fatti il volume intero della mia geometria. Naturalmente noi vogliamo avere tutte le particles nello stesso, dal primo frame fino all'ultimo, fino a l'ultimo frame in cui la nostra nuvola è inquadrata. Quindi io posso impostare a 0 l'emit stop. Naturalmente non avrò nessuna velocità, ma molto importante avrò un use total rispetto a un use rate. Preferisco utilizzare un use total così in questo modo posso visualizzare tutte le particles dal primo frame all'ultimo. Quindi in questo caso possiamo portarle a 100, non ci sono problemi. Altro aspetto fondamentale per ora è sicuramente la visualizzazione. Conviene utilizzare una visualizzazione in percentuale al 100% e visualizzare la mesh, che in questo caso è molto molto piccola, poiché abbiamo una misura sicuramente una dimensione della particles molto molto piccola. Questo ci aiuterà sicuramente nel momento in cui andremo a scegliere la tipologia di particles, e ci aiuterà tantissimo di fatti per andarla a impostare. Display unit, naturalmente se abbiamo una timeline più lunga, come in questo caso a 125, conviene impostarlo a 125 in modo tale da vederle, conviene vederle per la lunghezza della timeline, e anche la vita. Naturalmente, se dobbiamo inquadrarle per 125 frame, conviene comunque impostare 125. Se invece la nostra transizione sarà più corta, conviene comunque averle per quel momento di visualizzazione. Se non saranno più inquadrate, possiamo anche impostare un range più piccolo. La dimensione, andiamo a aumentare un po' la dimensione, magari andiamo a impostare una 60, 80, e naturalmente andiamo a impostare anche una variazione, in modo tale da avere una parte più grande e una parte più piccola, comunque avere una variazione, non avere delle particles perennemente sempre uguali, quindi magari una variazione del 50%, quindi avere qualcosa di più grande e qualcosa di più piccolo in più o in meno da 80 cm. Volendo possiamo impostare anche 120 in modo da riempire un po' di più. Andiamo a scegliere la tipologia di particles. La tipologia di particles utilizzata in questo esempio sarà una tipologia standard e voglio utilizzare una tipologia facing. Questo perché la facing, con qualsiasi punto io mi sposti nella mia prospettiva o con la mia camera, non in tempo reale naturalmente, ma in fase di rendering, saranno sempre perpendicolari al mio occhio, quindi al mio punto visivo. Difatti, se lanciamo un primo rendering, poi lo clono e mi sposto, renderizzo nuovamente, noterò che queste particles saranno sempre perpendicolari al mio punto visivo, e questo è molto molto comodo poiché andando a realizzare di fatti una nuvola, se io mi vado a spostare la nuvola rimarrà sempre
visualizzata allo stesso modo. Andiamo a ridurre un po' la dimensione, 60 per esempio. Possiamo passare in modalità shading e possiamo anche andare a visualizzare la nostra geometria basilare come un box in modo tale che non ci dia fastidio. Andiamo a vedere cosa succede se diminuiamo il numero di particles, andiamo ad aumentarlo. Possiamo attivare anche gli edge in modo tale da avere più chiarezza tra i vari tra le varie facce. Magari possiamo anche andare a variare 80%. A questo punto, se renderizziamo, notiamo che la variazione è perfetta. Possiamo andare anche in camera, renderizzare dalla camera, controllare, vediamo che si può andare bene. Volendo possiamo diminuire un po' ancora la dimensione delle varie particles per avere. Notiamo però che se io mi sposto lungo la timeline, esse ruotano leggermente. Questo perché alla voce Rotation e Collision abbiamo lo Speed Time, quindi possiamo andare a eliminarlo, quindi andare a eliminare totalmente questo parametro. Andiamo a vedere che di fatti adesso sono rigide, sono fisse, quindi abbiamo la possibilità di averle fisse nel tempo. In qualsiasi posizione io mi sposti, esse saranno comunque rigide in qualsiasi frame. Naturalmente all'interno del PCloud abbiamo già un preset che riguarda proprio la creazione di nuvole. Infatti se andiamo a Load Preset troviamo Cloud, Smoke e Default. Naturalmente io preferisco impostarlo manualmente poiché il Cloud Smoke non è proprio un preset ottimale. Possiamo volendo andare a salvare il nostro preset. Quindi Save, bisogna inserire prima un nome. E salvarlo. Automaticamente quando andremo a ricaricarlo per creare altre nuvole avremo sempre questo preset e in automatico lo potremo impostare.